versione, è quello. Scusa, ma l'amico tuo glielo potevi dare il pesce, almeno facevi vedere che la faccia qualcosa.
perché non le ha volute, certo. No, c'è stato 20 giorni fa che hanno pigliato per loro. Le squadre? No, non lo so. Come si chiamano gli italiani sud? Antonio in italiano. Cioè, è il pesce azzurro, insomma, è quello un po' più grosso delle riserve. Ma riuscite in barca a prendere? Niente meno. Sì, no, mi avevano portato lo squalo. Una volta ha preso una... La buca? No, 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 che si chiama? Che stanno là, prima ci sta le... Una ricetta. Le morate. Le spigole. Le spigole. Portano una spigola così, orgogliosa, è fatta la foto, la spigola dallo zio. La foto è la prima cosa che si fa, perché all'altro in brodo la foto. Quando fa il contatto con noi? Due giorni fa. Ma chiamate, ma oggi che cucini? No, si va che vuoi. Fa la calamarata, giorno fa la calamarata. Gli chiesto, ma gli ubai, ma gli ubai. Ma c'è l'ordinanza. Poi c'è accatta, ampia mattina c'è accatta di cose, di Daniele, fa la calamarata, la gli spicchi. Ma poi si sa, cioè chi fa traino, no? Vanno avanti e indietro e si guardano l'uno con l'altro. Mio marito dice, hai visto quello? Quindi la canzone d'ingresso qual è? Cogli la prima mela, no, tutto l'amore, cogli la prima mela.
Manuel. Mezzogiorno.
sorelle e fratelli. Sorelle e fratelli. Non si sente? Ehi, prova. Sì. Sorelle Forno. E fratelli. Si sente? Sorelle e fratelli, la liturgia di oggi ci invita a rinnovare la nostra professione di fede in Cristo. Credere non è mai stato facile e anche oggi è particolarmente difficile sostenere con gli uomini del nostro tempo la verità che ci viene rivelata in Gesù Cristo. La fede però non è solo uno sforzo umano, ma viene da Dio, che con il suo spirito va incontro ad ogni uomo, ancor prima che sia questi a cercare Dio. Se noi siamo qui è perché abbiamo accettato questo incontro e abbiamo scelto di non cercare altrove le risposte che il nostro cuore attende, ma di accoglierle da colui che solo può darci una parola di vita eterna. Iniziamo questa Eucaristia con il canto Cantiamo Te. Cantiamo Te, Signore della Che nome date alla vostra bambina? Aurora. Per Aurora, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Chiedendo il battesimo per vostra figlia Aurora, voi vi impegnate a educarla nella fede perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrini, siete disposti ad aiutare in questo compito così importante? Cara Aurora, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In tuo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me, anche voi, genitori e padrini, farete su vostra figlia il segno di Cristo Salvatore. Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. È bello iniziare con una nuova bambina che viene affidata alla nostra preghiera, alla nostra vita. Perché la vita è vera se rifiorisce, la vita è vera se si dona. Come una candela è vera se può accendere le altre candele. E allora che vogliamo ringraziare il Signore, che attende che siamo noi a diffondere la sua vita, che attende che siamo noi a diffondere il suo amore. E per questo gli vogliamo fin da subito chiedere perdono, per tutte le volte in cui siamo stati una fiamma falsa, una fiamma disegnata che non ardeva e non abbiamo acceso gli altri. Gli vogliamo chiedere perdono se qualche volta in questa settimana ci è capitato con le nostre parole, con le nostre azioni, con i nostri sguardi, col tono della nostra voce, di spegnere la luce della fede e dell'amore nelle persone che c'erano vicino. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Chi lo diamo più?
adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Gesù Cristo, agnello di Dio, tu Figlio del Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e di desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio del Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gustate e vedete come buono il Signore. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Gustate e vedete come buono il Signore. Molti sono i mali del Signore, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Gustate e vedete come buono il Signore. Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Gustate e vedete come buono il Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti, come il Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa e purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per preservare a se stesso la Chiesa, tutta gloriosa, senza macchia né ruga, o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù sapeva che moravano riguardo a questo. Sì, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui.
Gesù allora disse ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Ecco, mi metto tra Don Bosco e Maria Ausiliatrice, così sono ancora più protetto, se è possibile. Questa è una domenica importante, potremmo dire che è la domenica della libertà, è la domenica in cui il Signore ci rinnova il suo amore gratuito e liberante. La gratuità e la libertà sono due caratteristiche fondamentali dell'amore che qualificano quello che è l'amore vero, che l'amore vero è gratuito. Non fa venire i sensi di colpa. Ed è bello, nel Vangelo, se leggete con attenzione, dopo che Gesù ha compiuto il suo miracolo più grande, è riportato da molteplici fonti, è testimoniato, e quasi negli studi, che a volte vadano in giro cose un po' veramente povere scientificamente, la moltiplicazione dei pani è uno degli eventi quasi certi, di una certezza storica, per quanto può essere possibile, di 2000 anni fa, di quello che ha compiuto Gesù, perché quando ha fatto mangiare 5000 uomini, senza contare le donne e i bambini, la sua fama si è diffusa in tutta la regione. Gesù era quello che si faceva sentire, che aveva fatto mangiare, aveva smosso tutta la Galilea, e per questo si sentiva parlare di lui a Gerusalemme, poi le guarigioni, tutto il resto. Ma questo evento è un evento particolare, che però arriva a un epilogo di flop, tristissimo. Gesù parla, e mentre parla, molti di coloro che lo seguivano se ne andarono. Se io fossi bravo quanto Gesù oggi, in questo momento, mentre faccio l'omelia, metà di voi si alza e se ne va, dice: Don Mariano oggi sta, no così è troppo, no, non si può. E il Signore, di fronte a quelli che vanno via, non è che dice: no, aspetta, non andare, resta qui, no, dice: vai. E anzi, perché il problema non sono mai quelli che se ne vanno dalle chiese, e che fanno una cosa tristissima, perché allontanarsi dalla messa significa veramente mettersi a rischio, altro che vaccino, molto di più. Significa veramente andare d'inverno senza maglietta. Infatti ci si ammala, ci si fa del male. Allontanarsi dai sacramenti è una cosa tristissima che si possa fare. Ma il problema è chi resta a metà. Infatti Gesù non dice a quelli che se ne stanno andando: no, non ve ne andate. Ma a quelli che restano dice: ma ve ne volete andare? Immaginate, se voi ve ne andate, il coro resta. E che il coro dice: oh, abbiamo preso l'impegno di cantare e siamo fino alla fine. Ve ne andate. Certo, io mi giro al coro e dico: guarda che ve ne volete andare pure voi, tranquilli. Non c'è problema. Sentitevi liberi, perché io vi voglio bene e vi ho donato l'amore. E io credo in quell'amore che vi ho donato. Prima o poi lo ritroverete. Quell'amore arriverà. Se ci avete fatto caso, nella prima lettura c'era Giosuè, che dopo 40 anni nel deserto, dopo che tu, Dio, 40 anni, attraverso Mosè, hai preso il popolo nel deserto, gli hai dato da mangiare quando teneva fame, hai sopportato i lamenti, hai fatto quello che diceva lui, perché di per sé nel deserto in 4 anni si faceva, siccome il popolo era duro, teneva paura, ci ha messo 40 anni per fare le cose insieme al popolo, l'hai accompagnato, gli hai dato da mangiare, gli hai dato da bere, arrivano nella terra promessa. E Giosuè si rende conto che il popolo guardava attorno, guardava gli altri dei, dice: però quelle sono bravi, quelle divinità. Giosuè si gira e dice, dopo 40 anni: scegliete, se vi piace servire il Signore restate, se no sentitevi liberi. È bello, anche stamattina c'era un battesimo, è un po' come se i genitori prendessero i figli, li facessero arrivare a 18 anni, dopodiché a 18 anni staccano l'assegno e dice: guarda, questa è l'eredità che ti spetta. Noi in famiglia viviamo così, te l'abbiamo fatto sperimentare per 18 anni e sei diventato intelligente, ti sei maturato, hai fatto tutto quello che hai fatto, ora sentiti libero,
se vuoi andare, vai. In genere noi non diciamo così. In genere noi diciamo, dopo che ho fatto tutto questo per te, puoi anche andare, però ho fatto tutto, ma te le sei scordate le cose che ho fatto per te? Il Signore su questo è libero. Ciò che conta e che qualifica l'amore sono le ultime parole che si dicono. Infatti Gesù in croce, prima di morire, non dice badate bene a quello che farete perché ne pagherete le conseguenze, che dice? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il suo è un amore gratuito, è gratis, veramente. Non è che ti amo perché tu poi un domani mi possa riamare, ti amo, punto e basta, è amore. Ti porto nel cuore e ti rende libero. Ma voi un amore così lo seguireste? È un po' tosto un amore così, eh? È quello che dico. Don Bosco diceva ai suoi in oratorio, guardate, noi le faremo le ferie in paradiso. Voi con uno che vi fa fare le ferie in paradiso ci andate? O preferite uno che vi garantisce le ferie qui? Dici, ah, sì, no, socco, grazie, bellissimo, paradiso, però fammi fare le ferie pure qua. No, Don Bosco dice, no, se vuoi sta con me, se vuoi sta, per questo stanno pochi in oratorio, eh? Perché in oratorio le ferie te le fai in paradiso, non te le fai qui su questa terra. E ci vai appresso? Oppure no? Il linguaggio di Gesù è tosto, eh? Gesù ci propone una vita bella. Nella seconda lettura, ci avete fatto caso, scusate se mi allungo un attimino, si parlava del matrimonio. E il problema del matrimonio ritorna sempre, noi ci leghiamo solo alla prima parte. Voi donne, voi mogli, siate sottomesse ai mariti, dice, hai visto? Te l'ha detto pure San Paolo, così. È una cosa normale, è una cosa banale. Ed è tipico delle donne mettersi sotto e sostenere, perché lo fanno ancora. La cosa sconvolgente non è San Paolo che dice questo, perché a volte le donne si aspettavano che San Paolo dicesse voi donne sentitevi libere, se vi sentite libere che vi sposate a fa? Se ti sposi, ti sposi per questo. La cosa sconvolgente per 2000 anni fa era voi mariti amate le vostre mogli come se fosse voi stessi, come se fossero il vostro corpo, perché a quel tempo le mogli non si amavano, si servivano. Il marito si prendeva la moglie e la lasciava. Infatti anche oggi il problema è che molti uomini non si vogliono più sposare, è troppo impegnativo sposarsi. E infatti quando Gesù parlava del matrimonio i discepoli dicevano ma se il matrimonio per me uomo è così impegnativo è meglio non sposarsi, è meglio avere qualcosa così, perché tu sei pronto ad amare tua moglie come Cristo ha amato la sua chiesa, perché la chiesa ha tradito Cristo e Cristo l'ha resa lui bella, non l'ha trovata bella. Sei pronto ad amarla come Gesù? E molti uomini si alzano e dicono no, troppo impegnativo, vediamo una cosa intermedia. E Gesù dice se non lo vuoi fare vai, non c'è problema, ma ricordati, ed è la risposta di San Pietro, quando Gesù si gira agli apostoli dice ve ne volete andare anche voi? Gli apostoli, San Pietro gli risponde in una maniera illuminata, cioè aveva delle illuminazioni divine San Pietro. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Se questa stessa domanda Gesù la facesse a noi oggi, veramente io non penso che risponderei come San Pietro, ma noi potremmo dire, non Signore da chi andremo, Signore ti abbiamo abbandonato, abbiamo girato tanto, abbiamo seguito tante parole, se vedete gli ultimi 100 anni di storia, le cose che abbiamo detto nell'umanità contro Gesù, perché è meglio liberarsi senza Dio, no, così, di qua. Signore, abbiamo girato. Solo le tue parole sono eterne, durano sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, in vita e in morte, perché un amore vero, come il tuo, è un amore eterno che dura per sempre. E se tante volte lo abbiamo abbandonato, ci siamo fatti male da soli e siamo ritornati a te. Per questo Gesù ci lascia liberi di ucciderlo, liberi di tradirlo, perché il suo amore è diverso dal nostro e ciò che conta per lui non è tenerci vicino a lui, ma condividere con noi quell'amore che è la fonte della sua vita. Che questo capiti per i nostri figli, che i figli non seguano i genitori perché legati ai genitori, ma perché capiscono quell'amore che i genitori si portano nel cuore, quell'amore che a volte ti appare troppo duro,
ma che in realtà è l'unica vita che è per noi, l'unica realtà che dà vera gioia. E solo quando capisci questo hai capito la vita e cominci a ridonarla, a rioffrirla agli altri con gratuità e con libertà. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della nostra bella madre terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che per amore nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato, siede ora alla destra del Padre e sarà presente in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucaristia? Credete nello Spirito Santo, che è Signore, dà la vita e infiamma i nostri cuori, e ci ha donato la Chiesa, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. E in questa fede eleviamo al Signore le nostre preghiere, insieme diciamo, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché continui ad annunciare con franchezza la parola di Dio nel cuore degli uomini, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli uomini di buona volontà e per quanti vivono a servizio della società, affinché possano riempire i loro giorni di gesti di fraternità e di accoglienza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti sono provati dalle sofferenze o dalle malattie, perché la fede nel Signore Gesù rafforzi la loro speranza e renda più serena la loro vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i tanti ragazzi e ragazze della nostra comunità, rendi noi adulti capaci di raccontare loro che tu, Gesù, sei la luce del nostro cammino. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, che insieme a Pietro affermiamo la nostra fede nel Signore Gesù, affinché ci rendiamo capaci di costruire il regno di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La settimana scorsa stavamo qui col nostro arcivescovo, anche la presenza delle statue di Maria Ausiliatrice di Don Bosco ci ricorda la festa che abbiamo vissuto. Ringraziamo il Signore per come ci ha permesso di poter vivere questa festa in questo tempo assai particolare. E il Signore ricompensi tutti coloro che con gratuità e con tanta libertà di cuore hanno donato il loro tempo e le loro energie per la gioia di tutti. Preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere, quelle che restano silenziose nel nostro cuore. Tu le conosci, a te le presentiamo per intercessione di Maria e di Giuseppe. Esaudiscile per Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Tu della nostra terra, il lavoro di ogni uomo, hai la nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per il tuo, oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarò pane, e sarò e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani, nelle tue mani, e accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te, un sacrificio gradito a te.
pregate, che portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, osanna nell'alto dei cieli, santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli, osanna nell'alto dei cieli, santo, santo, santo. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maurizio nel suo anniversario, di Maria e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Don Bosco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Se credi fino in fondo nell'amore, è l'amore che ti riempie il cuore, ti riempie di gioia e ti dà la forza e la libertà anche di essere lasciato da solo, perché non conta quanto gli altri ti siano amici, ma conta quanto tu sia amico. Non conta quanto gli altri ti amino, conta quanto tu ami, perché tu sai che quell'amore, quell'amicizia che hai offerto resta per sempre e diventa l'elemento per rinnovare anche ciò che era perduto, col desiderio di abbandonarci pienamente all'amore del Padre. Ripetiamo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci uno sguardo di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò. Ricordo ancora che chi desidera ricevere la comunione è invitato a restare al proprio posto e possibilmente, stando in piedi dopo aver igienizzato le mani, porre un palmo di una mano sull'altra. Chi non si sente di ricevere la comunione si può sedere, ma anche con il canto chiedere il dono della comunione spirituale. Solo se qualcuno avesse bisogno dell'ostia per celiaci può venire subito davanti all'altare. Il corpo di Cristo.
adoro te, fonte della vita, adoro te, Trinità infinita, i miei canti rileverò su questo santo suolo, alla presenza tua. Comunità parrocchiale. Domani sera in oratorio ospiteremo la compagnia teatrale Il Setaccio, che ci proporrà una commedia dal titolo Il sacrificio di Marzia Romana. L'ingresso è gratuito nel rispetto della normativa anti-Covid, che richiede per l'ingresso il Green Pass o il tampone nelle 48 ore precedenti. L'oratorio offrirà la possibilità di fare il tampone prima di accedere allo spettacolo. Da martedì a venerdì i ragazzi dell'ACR vivranno il campo scuola estivo in modalità itinerante, parte del nostro oratorio e parte in escursioni fuori parrocchia. Mercoledì 25 alle 18:15 si ritrova in chiesa il gruppo di preghiera Padre Pio per animare il rosario. Sabato 28 dalle 15 alle 20 vivremo il pomeriggio comunitario, nel quale cominceremo a impostare il cammino della nostra comunità per il nuovo anno pastorale e a preparare il contributo della nostra parrocchia al cammino sinodale che si avvia da ottobre per tutta la Chiesa. Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo appiacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. No, vi ho chiesto scusa all'inizio per i 10 minuti di ritardo, lo faccio adesso e vi ringrazio sempre per la vostra partecipazione, perché le messe dell'estate qui in oratorio rinfrancano il cuore e ci invitano un po' di più a vivere quell'amore tosto che fa paura e che tante volte scoraggia alcuni, ma che è l'unico amore vero, è l'unico amore che riempie il cuore. Ecco che il Signore, che oggi ancora una volta ci ha rinnovato la sua libertà nel volerci bene, anche quando ci allontaneremo da Lui, ci metta nel cuore quel desiderio libero e scelto personalmente di quel suo amore che resta per sempre, che dura sempre e comunque e che è sempre un punto di ripartenza per le persone a cui vogliamo bene, per tutti i nostri cari in cielo che ripartono da questo amore. Anche questa sera, subito dopo, chiunque vuole si può unire, andremo in chiesa per il battesimo e partecipiamo. Portiamoci nel cuore i nostri piccoli, che cresceranno anche grazie ai nostri gesti, anche grazie al nostro stile di vita, anche grazie alle nostre scelte. Dopodiché si riapriranno gli stand, questa sera c'è il Fuego Latino che balla. La regola dice che non si possono fare feste di ballo, ci possono essere le scuole di ballo che ballano. Quindi qualcuno potrà vedere, se ballate al posto vostro forse nessuno vi dirà nulla, però è così. Quindi questa sera e anche domani sera ci sarà la possibilità di rivederci insieme, come anche sabato prossimo. Ne approfittiamo ancora un po' di questa estate per poter stare nelle serate insieme nel nostro oratorio, un cortile in cui ritrovarci insieme in allegria per vivere quell'amore che dà gioia. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E buona serata a tutti, anche a quelli che ci seguono tramite i social.